Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, boh, gli mangazza e bello non è. Stefano D'Egidio, è tutto pronto in casa Teramo per la preliminare di Coppa Italia contro l'Isernia. Naturalmente è una gara difficile, intanto cosa ti aspetti da questo incontro? No, dai, ci siamo allenati benissimo, quindi non vedevamo l'ora di questa prima uscita ufficiale. Ci aspettiamo sicuramente un po' di gambe pesanti, però lo sappiamo, andremo a fare la partita e sicuramente dovremo avere l'atteggiamento giusto perché il campionato si avvicina, però non dobbiamo trascurare nemmeno la Coppa perché è un obiettivo importante. Senti Stefano, c'è voglia di ripartire forte? Tu, insomma, da quando sei arrivato hai sempre giocato in un Teramo primo della classe, insomma, che punta sempre al massimo, ma percepisci anche quest'anno questa voglia di ripartire forte? Sì. Stiamo lavorando molto bene, quindi i presupposti ci sono. Vogliamo fare bene, sappiamo che comunque è un campionato complicato, il livello si è alzato tantissimo, però noi siamo un buon gruppo e non ci poniamo alcun obiettivo. Pensiamo partita per partita e vedremo come va. Ecco, D'Egidio, in questo campionato di Serie D si sente ancora un leader, un punto di riferimento di questa squadra. Tu, tra l'altro, la Serie D l'hai fatta. Sì, certo. A parte che gli anni passano, quindi mi invecchio e quindi ci sono sempre più giovani e dobbiamo comunque trascinarli, dare esempio. Comunque è normale che guardino a noi, che siamo un po' più grandi e quindi ogni partita, ogni allenamento deve essere sempre importante, dobbiamo fare sempre il massimo. Sicuramente ci tengo a recitare un ruolo importante in questo campionato. Che Serie D ritrovi dopo circa 2 anni dalla tua esperienza con il Castelnuovo? Molti dicono è una ex C2 praticamente. Sì, infatti è così che le piazze che ci sono quando io l'ho fatta col Castelnuovo, queste piazze non c'erano, poi hanno tolto un under. Quindi il livello sicuramente è molto più alto, ogni partita sarà difficilissima, io nemmeno l'ho visto il calendario, dico la verità, perché tanto, tanto so che ogni domenica devi dare il 110% per portare qualche punto a casa, quindi non vediamo l'ora di cominciare perché è motivo di grande stimolo per me, ma per tutti quanti noi che comunque ci mettiamo in mostra in un campionato importante. Nella fase offensiva qualcosa è cambiato quest'anno, c'è Galesio, terminale offensivo, poi c'è Pavone e Turecera. Tu, le tue caratteristiche come si sposano con gli altri del tuo reparto? Benissimo, benissimo. Galesio magari rispetto all'anno scorso con Dos Santos ha caratteristiche un po' diverse, però non, con gli allenamenti e gli sviluppi offensivi ci siamo subito trovati, ci siamo Il subito. modulo è quello. Sì, il modulo è quello, quindi ci siamo imparati a conoscere. Diciamo che Fabian Pavone ha le simili caratteristiche co come me, però io penso che partita dopo partita cresceremo e lì davanti potremo fare bene. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, boh, gli mangazza e bello non è.